Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ho pensato di mostrarvi la mia Pandorina, che è una pochette, quindi una borsa più piccola che utilizzo solo in determinate occasioni, che quindi contiene meno cose. Ma comunque vedrete che io riesco a riempire anche una pochette, quindi ci sono dentro un sacco di cose. Intanto colgo l'occasione per parlarvi un pochino delle Pandorine, che è un brand molto particolare. Nasce nel 2008 e si distingue per un particolare ben preciso, ossia ognuna di queste borse ha delle scritte divertenti o una frase particolare che di solito simboleggia il mondo femminile o comunque, se non il mondo femminile, simboleggia qualche cosa che riguarda la vita in generale, l'identità. Quindi praticamente riesce a rendere la borsa un pochino più personalizzata, perché ovviamente in base alla frase che voi scegliete, potrete caratterizzarvi un pochino di più. Ci sono delle linee che inoltre possono essere proprio personalizzate al 100% perché voi potete scegliere la frase che volete. Ci sono tre tipologie di borsa: la Everyday, che è quella grande da tutti i giorni, la Mini Bag, che è una borsetta piccola, e poi la Pochette, che è quella che ho io. Ho voluto farvi questa introduzione perché queste borse, secondo me, sono un po' particolari proprio per questa ragione. Intanto vi faccio vedere la mia. Qui c'è il simbolo con la scritta Le Pandorine. Qui c'è la frase: la vita insegna è la gente che non studia, quindi in questo caso è scritta sul fiocchetto, ci sono tre colori: rossa, blu e grigia. Forse con la luce non lo vedete tanto, però è un grigio molto chiaro. Ovviamente ha la sua tracolla, perché potete portarla sia in mano semplicemente come una pochette oppure mettervela anche a tracolla. È veramente molto carina. Questa è stata un regalo di mia zia per il mio compleanno dell'anno scorso e l'ho apprezzata tantissimo, però adesso vedrete che riesco a riempire anche una pochette. Nella taschina esterna io tengo le chiavi di casa, quindi semplicemente le chiavi di casa. Poi questa è fatta così, praticamente ha la cerniera qua e poi qui è aperta, fatta in questo modo, e ha delle taschine sia interne che sull'esterno. Cominciamo dall'esterno e poi vi faccio vedere quello che c'è nella cerniera. Io qua tengo messa in questo modo una penna, quindi semplicemente una penna, e qui tengo anche un rossetto. Perché non si sa mai, se sto usando una pochette significa che sono a un evento particolare, perché la pochette non è certo la borsa che utilizzo se vado a fare la spesa e quindi magari un ritocchino al trucco ci può stare. Poi in questa taschina qui tengo i soldi, in questo caso ci sono 20 euro, quindi voi potrete capire quanto io sia ricca. Poi nell'altra taschina tengo un pacchetto di fazzoletti. E poi qui tengo i cerotti, perché non si sa mai, perché può succedere, magari le scarpe, se avete delle scarpe nuove, vi fanno male, è sempre meglio avere due cerotti. E qui tengo delle tessere, in questo caso ho la tessera Giunti, che è la tessera della libreria Giunti. Poi vediamo cosa ho perché non mi ricordo nemmeno io, la tessera di Natura Sì. Poi ho la tessera di Diseguall e la tessera di IKEA Family. Io queste le porto dietro anche se sto utilizzando la pochette, perché non si sa mai, magari tornando a casa potrei passare a fare un po' di shopping, quindi è meglio avere le tessere. Poi invece in questa cerniera qui, che è tra l'altro bellissima perché ha questo medaglione stupendo, io tengo naturalmente il cellulare, il mio bellissimo cellulare con questa cover con l'unicorno, che è stupenda. Poi il portadocumenti con tutti i miei documenti, quindi patente, PostePay, bancomat, carta d'identità, insomma tutte le cose che sono necessarie quando usciamo di casa, quindi queste ovviamente devo portarmele dietro. E poi nella cerniera, lateralmente, riesco addirittura a farci stare lo spazzolino da denti con il dentifricio, quindi questa scatolina qua che io mi porto sempre dietro anche nella pochette. Quindi, come avete potuto vedere, ho un sacco di cose anche se si tratta semplicemente di una pochette. Fatemi sapere nei commenti se anche voi riuscite a riempire così tanto una semplice pochette. Io vi invito, come sempre, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.